vedi questo filmato. Buon Vespere e Santa Sera di Santista. Giusto appunto questa Santa Sera. Nel silenzio della notte, sotto la luce delle stelle, nello splendore della luna, formo la Santa Catena. Però a nome delle bande nazionali della Marmora, con parola di uomo di umiltà, formo la Santa Società. Dite a presso mia, giuro di rinnegare tutto fino alla settima generazione in Italia, tutta la società criminale del regno oggi riconosciuta, tutto il risultato di una oggi per salvaguardare l'onore e la costa dei miei saggi e fratelli. Allora, non mi dare parte nazionale, ma la passò mia prima, seconda, terza votazione sul conto di Butte e Giovanni, se prima lo conoscevo, un saggio fratello, il fatto è non fidelizzato in questo momento, lo conosco per un mio saggio fratello, sotto la luce delle stelle, sotto lo splendore della luna, sformo la Santa Catena, a nome di Garibaldi Nazionale Marmora, per il valore dell'unità, sformo. Il prefetto di Milano ha dichiarato a Milano la mafia non esiste. È quello che dichiaravano 30 anni fa a Palermo i maggiorenti della città, il vescovo di allora. Invece la mafia esiste, anzi a Milano esiste soprattutto l'Ndrangheta, che è la forza mafiosa più potente d'Italia in questo momento. Mi è capitato scoprire l'infiltrazione dell'Ndrangheta in un grandissimo cantiere pubblico che è quello del nuovo sito della provincia di Milano, molto banalmente, cioè mettendomi davanti a questo cantiere e molto banalmente tirando giù le targhe dei camion che andavano e venivano da questo cantiere. Bene, prendendo le targhe e facendo una semplice visura al PRA, ho scoperto che tre ditte che lavoravano all'interno di questo cantiere, ovviamente in subappalto, facevano riferimento a tre diverse cosche dell'Ndrangheta. Le occasioni, diciamo, di realizzazione di grandi opere sono numerose, oltre l'Expo 2015, ma abbiamo per esempio la TAV Lombarda, la Milano-Torino, abbiamo la costruzione della Pedemontana, che è un'opera che comporterà una spesa superiore a quella prevista per il ponte sullo Stretto, per esempio. E quindi questo comporta tutto un intervento delle imprese che operano nel settore dell'edilizia. E quello è il settore nel quale le imprese facenti capo all'Ndrangheta sono presenti in maniera ormai diciamo radicata. Questo non vuol dire che il traffico di droga sia stato abbandonato, tutt'altro, è tuttora gestito dall'Ndrangheta calabrese. Milano è la borsa della cocaina, nel senso che a Milano si stabilisce il prezzo della cocaina al consumo in tutto il territorio italiano. I proventi della droga sono stati a loro volta investiti e riciclati e quindi si è registrato l'ingresso dell'Ndrangheta nell'economia pulita, nell'economia della città e della regione. La breccia. Ero ragazzo. Io mi sono trovato senza padre, e non è una cosa di tutti i giorni, insomma. A me mio padre mi ha detto vai da mamma e digli di mettere la pasta. Io ho fatto 150 metri e gli ho detto mamma, ha detto pa, e sono rimasto pa. Sento pam, 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 5 colpi di pistola. Lui, il mio istinto, non so se fosse il sangue, che cosa fosse, sono scappato, sono tornato indietro dove avevo lasciato mio padre e ti trovo mio padre morto. Arrivato a 13-14 anni, mi sono avvicinato da questi miei paesani che già facevano parte di questa onorata società. Vengo portato vicino al cimitero. Ecco, già era una cosa. Dice, sai, tu guarda, ma adesso tu fai parte di noi, tu sei, non ti dimenticare che sei figlio di Tizio, insomma, non ti dimenticare che la tua famiglia è Tizio, non avevi, e tu devi fare parte di noi. Il capo di società. La sua frase era questa, buon Vespero. Tutti rispondevamo buon Vespero. State conformi, sempre il capo di società. Noi rispondevamo conformissimi. E allora lui incominciava.
Io battezzo questo locale Sacrosanta Inviolabile come l'hanno battezzato il cavaliere spagnolo, Osso Masciosso e Carcagnos. Se loro l'hanno battezzato con Ferre e Catini, il letto di forza, con Ferre e Catini il letto di forza lo battezzeremo noi. E la mia pancia è una tomba, il mio petto è una balata, questo corpo di società è formato. Prendevo una pistola, gli veniva consegnato a questo futuro aspirante dell'Andrangheta, picciotto, camorrista che sia. Dice allora, vai, lo sai dove è la caserma di carabinieri? Sì. Vai, come esci, cerca il maresciallo, ammazzalo. Chiunque esce di lì dentro, purché un carabiniere, uccidelo. Questo era il fattore della Calabria. C'avevamo delle leggi ben da rispettare. Non c'era un capo assoluto. A Vibo Valente c'era lo bianco. A Cosenza esisteva Muto. A Rosarno esisteva un'altra famiglia, la mia famiglia. Se io oggi ho collaborato e per la Calabria o per il mondo intero o per chi, io sono calcolato un infame. Io non sono infame, solamente un pazzo direbbe io non ho paura. Io ho paura, ma più paura che per me, ce l'ho per la mia famiglia, per i miei figli. Se lo Stato vuole, vince. Non devono mollare. Chi si pente, chi collabora, già ha detto allo Stato, abbracciami, vogliami bene, che non ha nessuno, c'ho solo a te. Ho collaborato da 10 anni e ho scontato 27 anni. E ho qua. Rocco Surace è l'ultima vittima, la settima della faida di Seminara. È morto 4 giorni fa. Ecco suo fratello, signor Vincenzo Surace. Perché Rocco è stato ucciso? Non mi sento di parlare. Ora si dice, signor Surace, che suo fratello sarebbe stato colpito perché Rocco Pellegrino aveva aiutato uno dei primi feriti della faida di Seminara. Che cosa l'aveva fatto soccorso. Lei al posto di mio fratello? Era in America lui. Lei al posto di mio fratello cosa avrebbe fatto? L'avrebbe aiutato? Certo. L'avrebbe aiutato. È capitato a mio fratello? E ha dato soccorso. Voi non siete nulla. Noi non abbiamo paura di voi, Gioffrè. Queste parole segnano l'inizio della faida di Seminara. Le dice con scherno un uomo di 39 anni, Giuseppe Frisina, contadino. È quasi sera di venerdì 17 settembre 1971. Frisina si rivolge a 3 uomini che stanno uscendo dal bar. Sono Domenico Gioffrè, il figlio Giuseppe di 19 anni e il fratello Rocco. Frisina ha bevuto. Domenico reagisce con uno schiaffo. Frisina estrae la pistola e ferisce Giuseppe Gioffrè. È l'avvio della spirale delle vendette. 7 ottobre 1971, pomeriggio. Rocco Pellegrino, 32 anni, è davanti al suo distributore di benzina a Ponte Vecchio, alla periferia di Seminara. 3 colpi di lupara. Rocco Pellegrino rimane ferito. Morirà all'ospedale di Messina 3 mesi dopo. 21 novembre. Gaetano Gioffrè, di 19 anni, contadino, uno dei più giovani della famiglia, sta rientrando in paese con la sua 850. 23 novembre. Funerale di Gaetano Gioffrè, ucciso 2 giorni prima. Un centinaio di persone, parenti e amici, attraversa il paese in corteo, dietro la bara. 'In fondo alla strada compare un uomo. Imbraccia un mitra. Grida: amici, fate largo. E avanza verso il corteo. È Salvatore Pellegrino. Tutti fuggono. La bara viene abbandonata per terra. 19 marzo 1972. Domenico Gioffrè è ucciso con 3 colpi di fucile. Aveva 49 anni. A Seminara c'è panico. Al funerale di Mico c'è solo il fratello Vincenzo Gioffrè. Si teme il riapparire dell'uomo mitra. Magistratura e carabinieri svolgono difficili indagini. Omertà e paura chiudono la bocca dei testimoni, della gente del paese. Lei ha in questa piazza... Non ho visto proprio niente. ...un caffè aperto dalla mattina a sera. Sì. È possibile che nei momenti cruciali lei non abbia visto nulla? No, affatto, perché era dentro. Era dentro a fare cosa?
E nel sentire gli spari non è uscito? No, io sono andato verso dentro, nell'altra sala. Ah, invece di venire fuori è andato dentro? Esatto. Non so niente io. Lei? Era nel letto. Lei dormiva? Queste sono le immagini della strage di Duisburg. Il 15 agosto del 2007 in Germania vengono uccisi 6 calabresi e questa è la scena che si è trovata di fronte la polizia tedesca. Così i tedeschi improvvisamente hanno scoperto che l'andrangheta era arrivata fino in Germania, in mezzo alle loro strade, nel centro della città, dove ci sono le attività commerciali più importanti. Ecco, vedete il ristorante che era di proprietà dei calabresi ed è qui dietro che i 6 sono stati ammazzati. Quando i poliziotti tedeschi sono entrati dentro il ristorante hanno scoperto una stanza senza finestre, con la statua della Madonna di Polsi e l'altare davanti al quale venivano affiliati i nuovi soldati del clan. 2150 chilometri più a sud, sulle montagne dell'Aspromonte, qui a San Luca, la notizia arriva con questa telefonata. Mori frate, ma mori non putti, ma mori frate, mori non tutti. Le vittime della strage fanno parte tutte del clan dei Pelle Vottari e questo è il giorno del funerale. Vedete gli uomini tutti da una parte e le donne dall'altra. Ecco che arrivano le bare davanti alla chiesa. La mamma di Francesco Giorgi, il più giovane tra gli uccisi, aveva solo 16 anni, si è vestita di bianco per segnalare che ha perdonato i killer del figlio. Dio ci ha perdonato tutti, lui è finito sulla croce per i nostri peccati e io mi sono affidata a lui e perdono gli assassini di mio figlio. Bello. Al funerale è venuto il paese tutto, eccetto il clan Mirta Strange, perché a San Luca sono 16 anni che è in corso tra i Pelle Vottari e in Irta Strangio una terribile faida. Quanto morte li fanno? Perché sono in Irta Strangio e precario tutti gli ammenzi. Quindi chiedo pace, verità e giustizia. Per costruire una nuova storia dobbiamo fare per i nostri. E lo chiedo. Vogliamo la verità. Che siamo tutti gente. Vogliamo la pace. I carabinieri sono partiti dalla montagna. Con telecamere modificate apposta, hanno scrutato Platì giorno e notte. Hanno osservato le persone una ad una. Hanno filmato le macchine per vedere se portano ai rifugi dei latitanti. Poi, seguendo una donna che entrava in una casa disabitata di notte e di giorno, hanno capito che era ora di scendere dalle montagne e di cercare i boss dell'andrangheta nei loro rifugi sotterranei. La Fiumara Coperta attraversa il paese da monte a valle. È la via principale di una città sotterranea. Per trovare i percorsi nascosti dei boss, i carabinieri hanno trascorso mesi qui sotto. Al di là dello sportello si apre un reticolo di cunicoli. Sono realizzati con anelli di cemento prefabbricati, larghi abbastanza per lasciar passare un uomo a carponi. Nuovi di zecca, lunghi almeno 100 metri. Finiscono nelle fogne, ma con gli scarichi delle case e con i tombini dell'acqua piovana non hanno nulla a che vedere. Si vede benissimo che qui la pioggia non è mai entrata. Lungo il percorso, gli accessi ai nascondigli sono mimetizzati molto bene. All'interno materassi, corrente elettrica, filo dell'antenna e presa d'aria.
e un altro ingresso collegato con l'abitazione. I pannelli più pesanti venivano spostati con i motori dei cancelli elettrici e in caso di fuga rapida, botole e sportelli si aprivano con il telecomando. Un'altra abitazione aveva un rifugio sotto l'ingresso. Dall'esterno sembra una casa di gente semplice, ma dentro pareti e scale rivestite di marmo. Stanze e bagni grandi. I boss si fingevano pastori, ma bevevano champagne. I vicoli del centro storico sono larghi come i condotti che scorrono sottoterra. Da fuori non si vede niente. Per questo servizio Gaeta è stato processato, alcuni politici all'Ocri l'avevano portato in giudizio, assolto, poi ha vinto il premio come cronista dell'anno. Ma perché businessmen che gestiscono il portfolio di cocaina più importante d'Europa poi vivono in queste condizioni? Perché Gaeta si impressiona per il marmo, ma a me mi impressiona invece dover spostarsi attraverso le fogne o quasi fogne. Sì, perché le mafie sono dove c'è da gestire denaro e potere. Il potere lo si gestisce anche da sottoterra. L'ebbrezza, la forza che dà il potere di condizionare la vita, il respiro, il battito cardiaco di un popolo. Loro sono come l'uomo del monte, quello che ogni mattina decide se la frutta è matura o meno, ma su ognuno. Decide e concorre a decidere la vita politica, amministrativa di un comune, decide non chi deve vincere l'appalto, ma l'opera pubblica dove deve essere fatta e se deve essere fatta. Quindi rinunciano al benessere personale per il potere duro e crudo. Intanto questi sono dei bunker costruiti successivamente nella parte vecchia della città, ma in genere oggi se un mafioso costruisce casa, mentre la costruisce già prevede la costruzione di 2-3 bunker all'interno del palazzo. Dottor Gatteri, se io lo dico a Maria Concetta Cacciola, lei cosa dice? Ma è una donna che si è ribellata alla vita di schiavitù della sua famiglia, di quella cultura mafiosa. Abbiamo bisogno di più Maria Concetta Cacciola? No, abbiamo bisogno di più cultura, abbiamo bisogno di maggiore presenza positiva dello Stato, abbiamo bisogno di una non convenienza a delinquere perché non ci siano altre e tante altre Maria Cacciola. Vediamo chi era Maria Concetta Cacciola. Quando il capo viene catturato dagli investigatori del ROS di Reggio Calabria, la cosca subisce un colpo terribile. Francesco Pesce, il reggente che deve garantire il potente clan e proteggerlo anche dalle dichiarazioni senza precedenti di due donne che, cresciute dentro il gruppo, vogliono farla finita con l'andrangheta e con il sangue. 11 fermi e dentro l'inchiesta firmata dalla DDA di Reggio e dalla Procura di Palmi, nomi e storie. Una più di tutte è drammatica. L'indagine che vuole smantellare la cosca contribuiscono con il loro racconto Giuseppina Pesce e Maria Concetta Cacciola. Maria Concetta è poco più che trentenne, figlia del cognato di un boss, è sposata a un uomo di 'ndrangheta. Va dai carabinieri per dire il suo no alla mafia, ma il richiamo dei figli è forte. Torna a casa per riabbracciarli. Qui la mamma, il padre, il fratello la minacciano, la picchiano, la costringono a ritrattare fin quando Maria Concetta non decide di farla finita e beve acido muriatico. Oggi i suoi parenti sono stati arrestati e il suo racconto ha comunque indebolito la 'ndrangheta dei nostri giorni, senza regole e senza onore. Dottor Gatteri, finiamo sul core business dell'andrangheta, la cocaina. Ma in questo momento ci sono decine di broker dell'andrangheta che vivono in Sud America, preposti lì per comprare più cocaina possibile. Famiglie dell'andrangheta in Italia si consorziano tra di loro, formano dei cartelli economici per raccogliere i soldi per comprare 3.000, 5.000, 8.000 kg di cocaina. Questo non vuol dire che arrivano 5.000 kg di cocaina per volta in Italia, ma io devo saturare il mercato, io compro tutta la cocaina disponibile in Colombia, così io poi io 'ndrangheta faccio il prezzo. Le imprese calabresi stentano a creare un network economico di un business che funziona e poi invece la 'ndrangheta ha creato davvero una mafia globale. E la 'ndrangheta è una mafia globale. La Calabria non decolla per 10 motivi contemporaneamente, ci sono più concause, non c'è una sola causa. Ci dica la più importante. La più importante è la cultura.
Nicola Gratteri vi ha detto che la mafia si può battere, l'andrangheta si può battere anche con la ricerca, anche con un doposcuola e soprattutto